Buongiorno a tutti, sono Matteo Pozzori e l'intendimento di questa breve chiacchierata, che sarà di circa 10 minuti, è quello di evidenziare alcuni dei principali elementi che rendono un bilancio conforme con le disposizioni del codice del terzo settore. Nell'esame noi facciamo riferimento evidentemente a quegli enti che sono tenuti alle disposizioni e all'applicazione appunto delle previsioni del codice del terzo settore, decreto legislativo 117 del 2017. Anzitutto dobbiamo evidenziare che nel marzo del 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto ministeriale che riguarda appunto proprio la modulistica del bilancio. Quindi il primo aspetto è quello di doversi conformare a tale modulistica. Poi esamineremo alcune tematiche inerenti alle attività diverse e poi dopodiché, o meglio, i riflessi che lo svolgimento delle attività diverse ha sulla predisposizione del bilancio, e poi ci occuperemo della rendicontazione delle raccolte fondi, in particolar modo di quelle cosiddette occasionali. Iniziamo col verificare in cosa consiste la conformità del bilancio con la modulistica ministeriale. Già l'articolo 13 del codice del terzo settore ci ricorda che un bilancio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, comma 1. Poi, dopodiché, nel comma 2, subito si dice che gli enti del terzo settore che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, nell'esercizio successivo possono, è una facoltà e non un obbligo, redigere un bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Quindi questo vuol dire che tutti gli enti del terzo settore dovrebbero predisporre un bilancio, fra virgolette, come diremo nel prosieguo delle slide, in forma ordinaria, così come previsto dal comma 1, ma quelli piccoli, identificando con gli enti del terzo settore piccoli quelli che hanno proventi, componenti reddituali, diciamo in termini generali, inferiori a 220.000 euro, possono, è una facoltà semplificativa, adottare il rendiconto per cassa. In questa prospettiva, qualunque sia la scelta del nostro ente del terzo settore, noi dobbiamo utilizzare la modulistica ministeriale. La modulistica ministeriale la troviamo nell'allegato al decreto ministeriale del 5 marzo del 2020 e, partendo da quanto abbiamo detto precedentemente, gli enti del terzo settore che devono o che decidono di utilizzare la modulistica del bilancio in forma ordinaria adotteranno il modello A per quanto concerne lo stato patrimoniale, il modello B per quanto rileva il rendiconto gestionale, e il modello C per quanto concerne la relazione di missione. Ricordo soprattutto a me stesso che laddove si faccia questa scelta occorre predisporre il bilancio in conformità a tutti i modelli. Quindi, se io sono un ente del terzo settore che ha componenti reddituali inferiori a 220.000 euro e per motivo particolare, perché voglio predisporre il bilancio secondo quelli che sono gli schemi più, diciamo così, esaurienti, esaustivi dal punto di vista informativo, utilizzo il modello ordinario, dovrò predisporre sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, stato patrimoniale, rendiconto gestionale, sia per quanto rileva gli elementi di informazione discorsiva, la relazione di missione. Laddove io sia sotto i 220.000 euro e decido di utilizzare questa impostazione, devo predisporre tutti e tre i prospetti. Se io presento solamente stato patrimoniale, rendiconto gestionale, il bilancio non è conforme agli schemi ministeriali. Se io sono invece un ente di più piccole dimensioni, così come lo abbiamo già definito questa accezione, posso predisporre il rendiconto per cassa, a quel punto utilizzerò il modello D. Il discrimine fra questi due sistemi di rendicontazione non è solamente espositiva, ma riguarda proprio la rilevazione, perché il modello in forma ordinaria predispone, accoglie un modello su base di competenza economica, solitamente si dice, mentre invece il modello D
accoglie un modello che è un sistema di rilevazione per competenza monetaria, alcune volte si dice, cioè sostanzialmente evidenzia quelli che sono i flussi monetari che si sono verificati nel corso dell'esercizio per quegli enti che hanno un'equivalenza fra periodo amministrativo, esercizio finanziario, utilizza questo termine il Ministero, e l'anno solare dal 1 gennaio al 31 di dicembre. Vediamo molto molto brevemente questi schemi che voi trovate nell'allegato del decreto ministeriale, che è facilmente scaricabile da internet. Quindi abbiamo uno stato patrimoniale piuttosto simile, seppur adattato a quelle che sono le disposizioni codicistiche per le società. Abbiamo un rendiconto gestionale che evidenzia quelli che sono i proventi e i costi che hanno avuto manifestazione economica nel corso dell'esercizio. Non abbiamo il tempo di vedere la relazione di missione, mentre invece per quanto riguarda gli enti di più piccole dimensioni abbiamo lo schema riportato al modello D, che tratta appunto del rendiconto per cassa. L'impostazione di base, l'approccio di base del rendiconto per cassa è del tutto speculare a quanto previsto nel rendiconto per gestione, rendiconto gestionale, solamente che, come ho già avuto modo di evidenziare, il rendiconto gestionale, che è uno dei prospetti del modello in forma ordinaria, evidenzia le componenti economiche, mentre invece il rendiconto per cassa evidenzia quelli che sono i flussi di natura monetaria che si sono verificati nel corso dell'esercizio. Se io utilizzo il rendiconto per cassa, occorre fare attenzione al fatto che come ultima istanza, è stato evidenziato anche da una nota ministeriale del 2022, troverò quelle che sono le disponibilità liquide di inizio esercizio e di fine esercizio da evidenziare. Le attività diverse, secondo argomento che avevamo deciso di attenzionare. Allora, anzitutto le attività diverse, non spetta a me ricordarlo, ma diciamo così lo ricordiamo solamente senza soffermarci sul tema, sono attività che sono rese possibili da svolgere laddove ciò sia previsto esplicitamente a livello statutario. Quindi se io troverò nel rendiconto gestionale o nel rendiconto per cassa delle movimentazioni afferenti alle attività diverse, classe B o sezione B, se preferite utilizzare questa diversa denominazione, occorre quindi allo stesso tempo verificare, occorre essere edotti del fatto che tali attività siano rese possibili dalla volontà statutaria. In buona sostanza, se io trovo la movimentazione nella classe B del mio rendiconto e non trovo nello statuto la possibilità di svolgere attività diverse, c'è qualcosa che non va. O sto andando contro quelle che sono le volontà dell'ente, associativo o fondativo che sia, oppure di fatto, diciamo, sto facendo un'attività diversa dalle attività diverse e mi sto sbagliando a predisporre il bilancio. Fatto sta che qualcosa non torna. Questo è il primo aspetto da evidenziare. Il secondo aspetto da evidenziare è che io mi devo preoccupare di informare gli stakeholder, i gruppi, i portatori di interesse, chiamateli un po' come meglio vi aggrada, della strumentalità e della secondarietà dello svolgimento delle attività diverse, nei confronti soprattutto delle attività di interesse generale, ma delle attività complessivamente svolte in termini più complessivi dal mio ente. Questo per quale motivo? Perché anzitutto dal punto di vista, diciamo così, sostanziale, io posso sì svolgere attività diverse se ne ho facoltà. Diciamo così, se l'ente è andato verso questa direzione, come normalmente in effetti è, però essendo attività diverse, queste non possono superare alcuni parametri che sono forniti dal decreto ministeriale, se non ricordo male il numero,
107 del 2021. Questo decreto stabilisce alcuni parametri che io non posso, che io ente non posso superare. Questi parametri sono le attività diverse che possono avere componenti reddituali non superiori al 30% delle entrate complessive, oppure, è una seconda possibilità che viene data in alternativa, non possono superare sempre i componenti reddituali derivanti da attività diverse il 66% dei costi complessivi, laddove con costi complessivi, non ci soffermiamo neanche su questo argomento al momento, si intendono i costi che emergono dal rendiconto più i costi di natura extra contabile, i costi cosiddetti appunto complessivi, che emergono dalla misurazione, dalla valorizzazione di attività che non sono transitate nella contabilità, in primis l'attività volontaristica. Di questo tipo di, in particolare, secondarietà, perché la strumentalità, come direbbero i giuristi, sta in re ipsa, cioè fondamentalmente sta nello svolgimento e nell'essenza stessa del terzo settore, anche se chiaramente dovrebbe essere evidenziato allo stesso tempo che questo tipo di surplus che io genero attraverso le attività diverse viene reinserito nel circolo dello svolgimento delle attività di interesse generale, e comunque è una connotazione di carattere, diciamo così, generale di tutti gli enti del terzo settore, che comunque vale la pena evidenziare. Quello che veramente interessa è, nel caso in cui siano state svolte attività diverse, evidenziare, oltre in che cosa consistono queste attività diverse, anche il non superamento dei parametri. Se noi leggiamo l'articolo 13,6, qui si dispone che l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività, di cui all'articolo 6, o nella relazione di missione, laddove si parli degli enti che predispongono il bilancio nella forma ordinaria, o in annotazione in calce al rendiconto per cassa, nel caso in cui stiamo parlando di enti che predispongono il proprio bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Laddove un ente predisponga il bilancio in forma ordinaria, sempre fra virgolette come lo abbiamo denominato, vediamo anche che nella relazione di missione esiste un apposito punto, che è il numero 21, che appunto identifica la necessità di evidenziare appunto il carattere di strumentalità, ma di secondarietà soprattutto, per quanto ci siamo detti, delle attività diverse svolte da. L'ultimo punto che resta da esaminare, che noi ci siamo dati come riferimento di esame, riguarda la rendicontazione delle raccolte fondi occasionali. L'articolo 79 del codice del terzo settore prevede che vi debba essere una specifica rendicontazione per ciascuna raccolta fondi occasionali. L'articolo 87, anch'esso contenuto nella sezione, diciamo così, tributaria, prevede che poi queste rendicontazioni debbano essere integrate, inserite nel bilancio di esercizio. In ultimo, l'articolo 48,3 prevede il deposito, e questo è un adempimento civilistico, delle rendicontazioni di raccolte fondi occasionali presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In questa prospettiva occorre anche evidenziare che una nota ministeriale del 15 novembre 2022, già menzionata, se non sbaglio, la numero 17146, ha previsto che il deposito delle rendicontazioni delle raccolte fondi occasionali possa avvenire unitamente al bilancio e quindi non occorre fare uno specifico deposito. Se io allego, come indicato, queste rendicontazioni al bilancio di esercizio e deposito il bilancio di esercizio, già adempiuto anche al deposito delle rendicontazioni delle raccolte fondi occasionali. Resta da rilevare che a partire dal bilancio di esercizio del 2022 devono essere utilizzati gli specifici modelli indicati dal Ministero nelle linee guida delle raccolte fondi del giugno del 2022. Nella slide viene riportato il facsimile, che può essere anch'esso facilmente scaricato da internet, riadattato e ovviamente compilato, è solamente un facsimile, quindi una base di partenza, per quelle che sono le specifiche esigenze di rendicontative del nostro ente. Bene, detto questo, io vi saluto,
e resto evidentemente anche a disposizione laddove attraverso i canali previsti vi dovessero essere degli ulteriori approfondimenti da eseguire. Buona giornata.